Buongiorno amici di Real Team TV, oggi abbiamo con noi un dottore pneumologo e sto parlando di Roberto Boffi, però benvenuto innanzitutto Roberto. Grazie, grazie a voi dell'invito. Però, devo dire che il dottor Roberto Boffi ha un neo, purtroppo è interista e questo mi sconvolge un po' perché insomma io da buon rossonero cosa devo fare? Lo ospito lo stesso, però a parte gli scherzi, ci fa molto piacere che tu sia qui con noi, ti ho visto in varie trasmissioni, anche sei un appassionato di calcio, ma siamo qui per parlare di altro, siamo qui per parlare di questo tuo libro Smetti di fumare con gusto senza ingrassare, come l'alimentazione può aiutarti a non ricominciare più. Passo subito la linea alla nostra splendida Giusy. Buongiorno Giusy, benvenuta. Grazie direttore, buongiorno a lei. Io invece sono contentissima di avere il dottor Boffi che è interista, quindi è per me anzi una nota in più, quindi sono assolutamente doppiamente felice, gli do il benvenuto. Voglio aggiungere tra l'altro appunto medico, pneumologo, responsabile della pneumologia e direttore del centro antifumo dell'Istituto dei Tumori di Milano. Nel 2009 ha vinto il premio Ippocrate per la ricerca biomedica e nel 2016 l'Ambrogino d'Oro, quindi insomma tante bellissime cose e altrettante ne fa, ma oggi parleremo di questo. Eccolo qui, lo faccio vedere, ripeto, smetti di fumare con gusto senza ingrassare, come l'alimentazione può aiutarti a non ricominciare più, scritto insieme alla biologa Anna Villarini e alla giornalista Lorella Beretta, con le ricette dello chef Cesare Battisti per Sperling & Kupffer editrice. Quindi benvenuto Roberto, sono felicissima di averti qui. Questo è un libro che mi è piaciuto molto, è un libro innovativo, è un manuale per vivere meglio, direi non solo per i fumatori ma un po' per tutti. È chiaramente un aiuto concreto a quella che è una battaglia che tu porti avanti da tantissimi anni, dove sicuramente si sono fatti dei passi avanti, ma è ancora purtroppo un problema, e ci fa capire anche quanto il cibo sia un valido alleato, perché il cibo, il buon cibo, non solo per le ricette di Cesare Battisti che sono sicuramente ottime per il palato, ma il buon cibo nel senso quello che fa bene al nostro fisico, che fa bene alla salute, può essere un grande alleato anche per non accendere quella famosa ultima sigaretta, oppure per aiutarci con l'ansia, lo stress, la paura dell'ingrassare, perché questa è una paura ricorrente in chi vuole smettere di fumare, e anche per limitare e per un po' risolvere i problemi che comunque ci ha creato il fumo anche quando abbiamo smesso. Quindi chiaramente c'è un po' di tutto qui dentro, ci sono queste ricette miste alla sapienza scientifica, ai consigli pratici, ci sono le foto ed è diviso anche per stagioni, quindi è molto anche piacevole leggerlo, ci sono delle testimonianze, veramente ve lo consiglio. Adesso però voglio lasciare la parola a te Roberto. Intanto questa battaglia contro il fumo, perché tu la porti avanti da tantissimo tempo, io ho il piacere di conoscerti da un po', è una battaglia importante, ci sono stati dei passi avanti, ma ancora quali sono gli ostacoli più difficili da superare, che cosa ancora dobbiamo migliorare? Ah, innanzitutto ancora grazie dell'invito, anche al tuo direttore cugino milanista, devo dire che in realtà poi sembra bizzarro questo accostamento di fare l'opinionista sportivo nelle trasmissioni televisive di calcio e scrivere un libro su come smetti di fumare senza ingrassare. In realtà non è così. L'esempio, diciamo, la similitudine, la coniugazione che c'è maggiore tra queste due attività, chiaramente quella professionale e la seconda, è che comunque si parla di beneficenza di ricerca, di sostenere la ricerca contro il cancro. Perché? Perché queste mie attività sullo sport sono comunque, così come anche l'Interclub qui all'Istituto dei Tumori, per l'oncologia, abbiamo proprio in questi giorni regalato un televisore per la sala d'attesa del Day Hospital oncologico, con la raccolta fondi che abbiamo fatto vendendo dei gadget delle squadre di calcio, quindi non solo Inter ma anche Milan e Juve in altri. E anche questo libro contribuisce con i ricavi
delle vendite alla ricerca contro il cancro, quindi acquistandolo si fa bene due volte a chi, lo legge, se lo regaliamo a chi riceve il dono, ma anche all'Istituto Nazionale dei Tumori. Perché il fumo? Perché il 30% nel 2023 dei pazienti ricoverati, io sono qui ad accogliere il vostro invito all'intervista in istituto in via Venezian, il 30% dei pazienti sono qui ricoverati con un tumore per colpa, non che hanno anche il fumo, vecchio diatriba, con il Covid, per il Covid, ecco, sono qui per colpa del fumo. E non stiamo parlando di tumori del polmone, dove la percentuale è addirittura dell'85-90%, ma di tutti i tumori. Per cui, con un fattore di rischio così evidente e oltretutto prevenibile, mi sembra assurdo che un medico, per giunta responsabile della pneumologia come me, non si occupi, non solo, ma in gran parte, sia in campo clinico che in campo di ricerca, di lotta al fumo, non solo attivo ma anche passivo. Come dicevi tu, in questi anni col mio gruppo di lavoro abbiamo fatto un sacco di ricerche sul fumo passivo, sui danni anche in acuto, con esposizioni anche a breve termine, in particolare in persone a rischio come gli asmatici o come gli anziani o i bambini, al PM10 delle polveri, quindi alle polveri sottili, anche di una sola sigaretta, dimostrando, sembra incredibile, ma che una sigaretta inquina addirittura più di un motore, più di un diesel, più di un tir. E quindi questo per cercare di dare dei messaggi educativi, in particolare ai giovani, ai fumatori. Perché è difficile? Perché il fumo è una dipendenza, perché il fumatore, io ho scritto già due libri nella mia vita sul fumo, spegnila e smetti di fumare con gusto senza ingrassare, ma potrei scrivere un'enciclopedia sugli alibi dei fumatori. Uno di questi è sicuramente il fatto della paura, che è reale, è concreta, di ingrassare smettendo di fumare. E allora, avvalendomi delle competenze di una biologa, Anna Villarini, e di uno chef, Cesare Battisti, del ristorante Ratanà, abbiamo cercato di insegnare come mangiare bene senza ingrassare, quindi con gusto, col piacere di fare sia il cibo, sia cucinare che mangiare, che smettere di fumare, perché è meglio paradossalmente fare un po' tutte assieme queste cose, oltre che aumentare magari anche un po' l'attività fisica, che dover sempre rincorrere qualcosa che ci sta sfuggendo. Un altro motivo per cui abbiamo destinato l'interesse all'alimentazione in questo nuovo libro sul fumo è la possibilità di combattere col cibo i sintomi della sindrome di astinenza e comunque i sintomi che sono frequenti nei fumatori: la tosse, l'insonnia, la stitichezza, l'ansia, la depressione. Ci sono un sacco di cibi, alcune cose veramente le ho imparate anch'io da Anna Villarini, che aiutano, dalla famosa cioccolata antidepressiva, per dire. Però è importante assumere le cose nella stagione giusta e anche nel momento della giornata giusta. Ad esempio, la cioccolata, meglio non mangiarne troppo alla sera, che può dare insonnia. Quindi conoscere per decidere, informare il fumatore, l'ex fumatore, il parente del fumatore, come mangiare per smettere di fumare, per non ingrassare, per velocizzare il recupero dei danni del fumo con le sostanze, i cibi antiossidanti, che però sono quelli di quella stagione lì. Quindi se l'uva è stata fatta dalla natura per in autunno, è per essere mangiata in autunno. Se la mangiamo in un'altra stagione, primo, chissà da dove viene; secondo, la mangiamo in una stagione dove il nostro organismo, il nostro metabolismo non è tarato per l'uva. Per un esempio potrei fare il caso sotto l'ombrellone in estate, no? Ecco, quindi tornare al gusto anche dello scegliere le cose sullo scaffale del supermercato, pensando anche naturalmente al primo fattore di rischio di malattie non solo oncologiche ma cardiache e polmonari, che è il fumo di sigaretta. Assolutamente. Senti Roberto, la nostra vita è preziosa. Ecco, leggendo questo libro mi ha colpito anche la riflessione che mi ha portato a fare di quando tu parli di buon respiro. Il buon respiro, cioè non ci riflettiamo spesso su determinate cose, anche su questa, forse in periodo Covid un po' sul respiro abbiamo avuto modo di riflettere, però vogliamo dire quanto è importante? È vero Giuse, è vero, il libro parte proprio col respiro, parte con la primavera,
che al risveglio, no, dei nostri sensi, ma anche del nostro essere all'interno della natura, no? Una natura che rinasce, e la rinascita è il respiro. Quando noi, il primo atto che facciamo quando nasciamo è respirare. No, questa è una vecchia polemica naturalmente divertente con i colleghi cardiologi, no? Perché il cuore, il battito, nasciamo nel momento in cui respiriamo, e poi col tempo, per pigrizia, per il fumo, per l'inquinamento, per vari motivi, per il lavoro, ci dimentichiamo di com'è bello respirare e come gestire il nostro respiro, soprattutto a livello di diaframma, sia importante. Le arti marziali insegnano questo. Poi purtroppo io ho dei pazienti che magari fanno Pilates e poi escono dal Pilates o dalla palestra dello yoga e si accendono la sigaretta. Ecco, quella sigaretta fa malissimo perché entra più in profondità. Quindi non è che devi mettere con questo e fare Pilates, però fare footing e poi fumare fa ancora più male, perché con la sigaretta, l'abbiamo dimostrato noi proprio con ricerche scientifiche, abbiamo pubblicato su questo, viene più assorbita e quindi fa ancora più male. Quindi imparare a respirare bene, a tornare a dare importanza al respiro, a studiarlo, a conoscerlo, anche a rispettare il nostro respiro, e questo secondo me è uno dei motivi per cui si può smettere di fumare e non ricadere, volersi un po' più bene. Col Covid è stato tutto più difficile, lo so, questo è un libro un po' anche di riscossa, no? Dopo anni in cui si è vissuti in questa infodemia e in questa paura della pandemia. Però adesso basta, adesso bisogna tornare, secondo me, a cercare le cose giuste da fare, per il piacere di farle perché giuste, e combattere anche, questo insegnandolo così anche ai giovani, per dei buoni ideali, e non sono certo quelli delle multinazionali del tabacco, che fanno i loro interessi, creano continuamente nuovi prodotti. Quindi c'è tutta una parte, avrei visto, sulle sigarette elettroniche, sulle nuove usa e getta, no? Le puff bar, che danno una dipendenza pazzesca perché contengono i sali di nicotina, e oltretutto aggirano la legge Sirchia. Quest'anno sono 20 anni che, viva Dio, il professor Sirchia ha fatto la legge, e questi si sono inventati dei prodotti per poter essere utilizzati anche negli ambienti indoor. E quindi è una lotta che non dico stiamo perdendo, ma stiamo continuamente portando avanti a fatica, perché gli interessi anche degli sponsor, anche dei media, gli influencer, purtroppo remano contro la salute, in particolare dei più deboli, che sono i giovani, le persone magari anche meno abbienti, che quindi frequentano meno ambienti dove è impossibile fumare, e quindi sono anche meno recettivi verso i messaggi della prevenzione. Però noi non molliamo. Sono certa che voi non mollerete. Comunque è una piaga incredibile, perché appunto sappiamo cosa c'è dietro, e che insomma è davvero una grande piaga. Tutta una parte sul libro, questo è un libro corale, come avrai visto, sì. Per cui ci sono contributi di molti amici e colleghi che io stimo, perché hanno fatto, non dicono faremo, no? Uno è il professor Sirchia, che ho appena citato, un altro è il nostro direttore scientifico Giovanni Apolone, un'altra è Serena Giacomin, che è una famosa fisica meteorologa, che è una grande esperta di ambiente, no? Lavora per una dirigente di Friday for Future, e quindi parla anche dell'impatto ambientale sul pianeta, dell'azione di tabacco, della possibilità di riconvertirla in altro. Quindi c'è anche questo aspetto che a molti giovani interessa, molti giovani sono sensibili, per fortuna, all'ambiente climatico, ai cambiamenti climatici e a cercare di salvare il nostro pianeta, e vorrei che non lo facessero con la sigaretta in bocca. Ecco. Assolutamente sì, quello che fa male, perché insomma smettere di fumare non è semplice, questo viene detto e si dice, insomma non è facile, non è impossibile, è complicato. Quello che fa male è che, nonostante l'informazione, che comunque al giorno d'oggi c'è, ancora i giovani cominciano, vuoi anche per questa gestualità, perché al di là proprio del piacere poi della sigaretta, della nicotina, che si sa che comunque lo dà, l'inizio probabilmente è proprio per una gestualità, per sentirsi più grandi, per sentirsi un po' più fighi, se così vogliamo dire. Quindi questo è anche purtroppo colpa spesso dei media, di tanti esempi sbagliati, e quindi questo fa male, perché i giovani dovrebbero avere invece tutti gli strumenti già per sapere che
nicotina è una droga vera e propria e fa male non solo al fisico, ma al pianeta, alla salute, porta alla morte, punto, non c'è altro da dire. Sai che noi ci siamo sempre molto occupati anche di prevenzione primaria e di fare questi discorsi nelle scuole, no? Per il World No Tobacco Day ogni anno per il 31 maggio, gli esperimenti che dicevo prima, no? Di confronto ad esempio tra il PM10 di una sigaretta e di un motore. Però parlare di queste cose ai ragazzi non è facile. Io temo che ci sia stato anche l'incapacità da parte dei nostri ministri, dei nostri opinion leader di attuare delle strategie di prevenzione primaria efficace. Basta campagne, bisogna istituire dei servizi anche all'interno delle scuole, porre dei divieti di fumare e anche di usare sigarette elettroniche anche nei cortili, però anche aiutare questi ragazzi, fargli capire che gioco sporco c'è sotto. Purtroppo siamo invece fanalino di coda in Europa, cioè mentre siamo stati 20 anni fa gli antesignani con la legge Sirchia. Poi dopo non abbiamo accompagnato questa legge di una serie di cose di aiuto ai fumatori, perché i centri antifumo erano già in difficoltà, poi col Covid sono ancora più andati in difficoltà. Purtroppo un terzo dei centri. Circolavano anche fake news, Roberto, scusami se ti dico, anche durante il Covid circolavano tante fake news anche sulla sigaretta, che i fumatori erano meno a rischio. Il famoso giornale era uscito in prima pagina nell'aprile 2020 dicendo che chi fuma non prende il Covid. Era una bufala che è stato poi ritirato con ignominia, con le scuse della ditta, della rivista scientifica che l'aveva pubblicato, in quanto gli autori è risultato poi essere finanziati dalle multinazionali del tabacco. Ma io mi dico, queste notizie, non sto parlando naturalmente di te, lo so che tu sei una persona, sei una divulgatrice seria. Questi articoli quanto male, quanto danno hanno fatto? Forse addirittura più del Covid, perché tutto il fumatore ha bisogno tranne che di avere degli alibi per non smettere. E poi c'era lo stress, l'inattività, lo smart working che persiste. Quindi, e le multinazionali non hanno mai avuto una perdita di un euro, perché sappiamo tutti che le tabaccherie erano considerati venditori di premi di prodotti di prima necessità. Quindi non sono mai state chiuse, no? Erano chiusi cinema, ristoranti, bar, gli altri negozi, però le tabaccherie e le carte bollate sono sempre state aperte. Diciamo, E quindi i la domanda fumatori capiamo, no? hanno fatto fatica a, non sm a, a smettere o in alcuni casi addirittura a ricadere. Però adesso basta, ecco, torniamo a volerci più bene. Dica, direttore. Volevo chiedere al dottore, appunto, in termini numerici, no? La percentuale dei giovani oggi che fumano. Siamo purtroppo con delle percentuali che siamo al primo posto in Europa. Cioè già in terza media, prima superiore, sfuma un terzo dei ragazzi. E c'è soprattutto adesso questa epidemia delle puff bar, come accennavo prima, cioè queste nuove sigarette che sembrano degli evidenziatori, no? Qui ho un evidenziatore, se si vede, ecco, questo qui sembra una puff bar, cioè fanno così, aprono, no? Fanno finta di fumare, di pensare. E svapano e i professori non si accorgono perché fanno poco vapore, però danno molta dipendenza perché ci sono i sali di nicotina. Il 95% vengono dalla Cina, tra l'altro, non sono neanche tutti così controllati nella loro nella concentrazione delle sostanze presenti. E stiamo creando una nuova generazione di dipendenti dalla nicotina. Ci sono dei gusti incredibili, allo zucchero filato, al mango, alla pesca, anche agli alcolici, e i genitori non le sanno queste cose. Addirittura vengono contrabbandate all'interno delle classi. E purtroppo anche col fumo freddo, cioè il cosiddetto tabacco riscaldato, l'Italia è stata all'avanguardia, cioè la multinazionale tabacco che la vende, che sono due, le due principali multinazionali tabacco in Italia, che si fanno concorrenza tra di loro, però ovviamente non si pestano i piedi quando si tratta poi di giocare con la pelle delle persone, sono entrati in Italia e non in altri paesi d'Europa perché non gli veniva consentito l'uso. Purtroppo l'Italia ha consentito questo alcuni anni fa e quindi adesso abbiamo quest'altra categoria di fumatori, fumatori duali, cioè quelli che fumano fuori e usano le sigarette elettroniche o peggio,
quelle a tabacco riscaldato, dentro nei locali chiusi, dove io mi chiedo come sia possibile, non è ancora stata aggiornata e ampliata la legge Sirchia, che ovviamente quando era stata introdotta nel 2003 non vedeva ancora l'uso di questi nuovi di queste nuove sigarette. Insomma, delle notizie purtroppo inquietanti ancora, e speriamo di migliorare. Come cominciano, sono anche capaci poi a essere, soprattutto le ragazze, devo dire, perché c'è stato negli ultimi anni un boom del fumo nelle donne, no? Lo sappiamo, e negli ultimi anni anche delle ragazzine, no? Il direttore mi chiedeva qua, siamo sul 30 perché fumano tanto le ragazzine, vedono le influencer che fumano o svapano le sigarette col tabacco riscaldato, e questo è anche a scopo apparentemente dimagrante, che poi non è vero, perché sappiamo tutti che ci sono persone che sovrappeso che fumano, anzi, perché magari fanno meno attività fisica e quindi non, il fumo non è certo una buona dieta. Però io spero e vedo che la riscossa parte dalle donne, in particolare vedo pochissime dottoresse che fumano. Voi dite, è possibile che un medico fuma? E purtroppo in Italia fumano anche tanto i medici rispetto all'America, che fumano meno del 2%, perché là un medico che fuma viene licenziato in tronco. Non so se è giusto o sbagliato, però i risultati sono questi. Da noi infermieri, soprattutto infermiere, le infermiere fumano molto più che in America, però le dottoresse, anche da dei dati nostri recenti, fumano pochissimo, le giovani dottoresse, quindi vedo la riscossa proprio in voi donne, che siete di solito più toste, più coraggiose. Questa è un'ottima speranza, poi credo comunque che il buon esempio sia fondamentale in questo caso, e Roberto, io ti faccio anche i miei complimenti, perché al di là della tua professionalità, competenza, io conosco e so anche proprio la passione e l'amore che tu ci metti, c'è una battaglia in cui tu credi davvero, non è una questione di facciata, non è una questione, c'è proprio un qualcosa che tu porti avanti da tantissimo tempo, davvero con grande cuore e passione. Ti chiedo anche quanto è importante il tuo approccio, perché l'approccio è fondamentale secondo me, no? Non giudicare, capire anche come parlare a questi pazienti. Immagino che a volte anche ci sia anche un po' della frustrazione nel magari non riuscire ad aiutarli come si vuole, o vederli morire, perché poi questo succede. Ma Giusy, ovviamente è difficile parlare di me, però io nel mio libro non posso non testimoniare, è un libro anche un po' autobiografico, lo riconosco, di delle battaglie che abbiamo condotto in questi anni, non io, ma il gruppo che ho creato e che continua a esistere, e il nome dell'Istituto Nazionale Tumori. 100 anni fa Milano ha deciso di creare questo polo pubblico oncologico, primi in Italia. Io sento molto questa cosa e la porto quando vado nelle scuole, quando vado al Senato, quando vado, come hai detto tu, al Comune, a Rita Lambrogino, vado a nome di questo posto e dei pazienti che sono passati di qua. Quindi io credo che questo dia credibilità e autorevolezza al nostro messaggio, capisci? E quindi non può essere un approccio delle cure miracolistiche, con tutto il rispetto per chi ha fatto altri libri che conosciamo bene, che dicono come che è facile smettere di fumare. Non l'ho mai detto e non lo posso dire, perché poi verrebbe qui un fumatore che psichiatrico magari, oppure con un tumore metastatico, oppure non so, anche un carcerato, perché questo libro l'ho presentato con orgoglio un paio di mesi fa al carcere di Bollate. È stata una giornata molto forte insieme a Lorella, che mi piace ricordare, che è una grandissima amica, oltre che una coautrice del libro, che in quanto giornalista ha raccolto una serie di testimonianze anche di nostri ex pazienti, no? E abbiamo parlato con leggerezza e veramente molto interagito anche con le persone che erano presenti lì alla nostra conferenza ed erano detenuti, e non mi sono sentito fuori luogo, capisci? Perché sono persone che hanno voglia di essere trattati ancora come esseri umani, e quindi di capire anche l'importanza dello smettere di fumare anche in un momento così difficile come quello di essere detenuti in un carcere. Quindi non mi fa paura, perché ripeto, ho la fortuna di poter fare questo
a nome dell'Istituto dei Tumori. Assolutamente sì, insomma io ti ringrazio un po' a nome mio e di tutti quelli che ci stanno guardando e ascoltando per queste importanti cose che ci stai dicendo e che porti avanti. Ti chiedo così in chiusura, perché insomma nel nostro programma poi chiediamo sempre se ci sono, noi chiediamo delle anticipazioni, in questo caso editoriali, o se ci vuoi anticipare qualche cosa in particolare di cui ti occuperai. Il libro contiene, come hai detto, diviso per stagioni, contiene delle ricette, no? Che sono stagionali, per cui con degli ingredienti quindi di quella stagione lì da poter imparare, ma sono ricette semplici che ci ha fatto chef Cesare Battisti. Le vorremmo anche poi in futuro rendere interattive, poter andare magari anche su delle cucine anche etniche, perché no? Vediamo, però, perché adesso giustamente molti amano anche la cucina etnica, e io penso che siano libri questi che parlano di salute, di prevenzione, di stili di vita e di benessere, che non scadono, ecco. Se riusciremo ad aggiornarli, a renderli interattivi, e perché no, magari fare anche degli eventi nel mondo della ristorazione, sarà un modo per far conoscere di più le nostre battaglie. Sono contento, tra l'altro, che questo libro sia venduto sia all'Esselunga che alla Coop, perché dimostra che anche nella catena della grande distribuzione è stato capito che si può aiutare la ricerca contro il cancro con dei messaggi che non siano terroristici, ma siano validi, ecco, concreti e utili per il consumatore che va a acquistare degli alimenti. Certamente. Grazie Roberto, grazie di cuore per essere stato con noi, complimenti per tutto, non solo per questo libro che vivamente consiglio, ma per tutte le tue attività e tutto quello che fai. Grazie, grazie a voi. Ricordiamo a tutti i nostri amici a casa, consigliamo ovviamente l'acquisto e la lettura di Smetti di fumare con gusto senza ingrassare, come l'alimentazione può aiutarti a non ricominciare più. Scritto insieme ad Anna Villarini, biologa, Lorella Beretta, giornalista, con le ricette dello chef Cesare Battisti, casa editrice Sperling e Kuffer, per Reaction TV Roberto Boffi. Grazie Roberto, è stato un piacere. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.